Buonasera. Eccomi qua. Vi aspetto. Giornata lunghissima e domani sarà ancora peggio. Domani forse riesco a iniziare a smistare degnamente i kit. Speriamo. Sarebbe ora. Intanto vi aspetto qui e proviamo a improvvisare. Proviamo. Vediamo. Buonasera. Ho un po' di cose sul tavolo, adesso poi vi racconto. Eccovi. Buonasera. Non vedo. Chissà se funzionano i commenti. Facciamo una prova perché mi dà una visualizzazione strana. Sì, ok. Buonasera. Eccoci. Scusate, ma ho una visualizzazione un po' strana e non capivo se effettivamente fossi live o no. Buonasera, eccoci qua. Bene, come state? Cosa mi raccontate? Cosa state facendo di bello in questo tempo in più che ci è piovuto così? Buonasera. Eccovi. Ah, so che c'è chi sta recuperando corsi comprati e mai fatti, che è sempre una cosa buona. Io sto cercando di sopravvivere tra i kit dei My 12 Tales. Domani credo di riuscire a dare una grossa smistata, dato che siamo chiusi. Queste carte sono le carte Florilege della collezione Yellow che sono arrivate oggi. Manca ancora qualcosa in realtà dell'ordine che ho fatto dalla Florilege, ma credo che fossero due scatole e me ne hanno consegnata solo una. Così per gradire, perché in questo periodo la fortuna ci accompagna. Troverete le carte stasera, le cose che sono arrivate le troverete online stasera. Ho appena finito di tirare fuori dagli scatoloni, quindi siamo un pochino in ritardo. Massimo domani mattina, insomma, saranno online, però conto già di stasera. Eccoci qua. Allora, è arrivata la katana, è arrivato il rifornimento di Eco Park della collezione Market, è arrivato qualcosa della collezione Baby. Insomma, nelle novità che tra l'altro adesso funzionano bene, nel senso che abbiamo snellito la pagina delle novità, adesso ve ne carica solo 200 di prodotti, non tutti i prodotti in ordine di novità, insomma è un po' più rapido, i problemi sul sito non sono ancora definitivamente debellati, però va già meglio, vi dico io ho lavorato sulla mia parte di admin, quindi comunque la parte amministrativa e funziona, so che alcuni di voi ancora hanno dei problemi di accesso, so che ancora in alcuni momenti è veramente lento. E stanno risolvendo i danni che hanno fatto con l'attacco dalla Cina. Io più di questo non so cosa dirvi, anche perché mi parlano in informatichese. Non mi è sempre chiarissimo quello che mi spiegano. Io dico sempre di sì, sono assertiva da questo punto di vista, però parlano una lingua che non è esattamente la mia, ecco. Eccoci. Queste carte sono bellissime, dicevo che sono la collezione Florilege Yellow, ne è arrivata anche un'altra, è arrivata la carta acquerellata di questa collezione qui, sono tutte meravigliose. Tra stasera, spero già stasera, se no massimo domani mattina ve le faccio trovare online, e che ho appena finito di tirare fuori dagli scatoloni. Quindi in realtà la giornata è stata un po' faticosetta. Non vi faccio vedere in che stato è il negozio, già non è che proprio nel mio negozio regni l'ordine sovrano, mai. In questo momento che mi sto prendendo la libertà di lasciare le scatole della promo e dei kit che devono partire in giro, ecco, diciamo che non va bene per una persona della Vergine che è abituata ad avere tutto in ordine. No, 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 perché non è ordinato. Buonasera. Allora, cosa state facendo di bello? Io sto lavorando tantissimo perché ovviamente questo è il momento della spedizione dei kit, quindi si lavora tanto, però ho in programma un sacco di cose da fare insieme. Domani, se riusciamo, dopo pranzo, potremmo fare un video. Vediamo come sto messa con gli ordini in giornata, perché magari domani approfitterei della chiusura a cui ci obbligano, a cui siamo tenuti e per fortuna siamo tenuti a farlo tutti. Magari ne approfitto per riposarmi 2 ore in più. Così per dire, domenica mattina facciamo il progetto Un fiore per te. Poi in realtà la domenica dopo vorrei fare il binder della collezione Pipurrà, che ve lo metterò sempre come evento, per ora fino a quando non possiamo pianificare dei corsi veri e propri. E poi ho anche un album da fare, quindi insomma, dei video un po' più corposetti per cui stiamo insieme un po' più di tempo. Un altro album a forma di casetta con la collezione di Eco Park. Poi, cos'altro vi racconto? Sta arrivando al Teniu. Oggi ho completato l'ordine per la Taylor, quindi a giorni arriva anche quella. Insomma, ci sono un sacco di cose. Flash mob, davvero?
Io vivo chiusa qui dentro, quindi per me la situazione non è cambiata tantissimo, però è dedicata a prendere il tempo per sé e quindi è perfetta Valentina, no? Cioè direi che questa carta farà tutto da sola. In realtà ho visto un progettino che mi sarebbe tanto piaciuto fare per un corso, ma chissà quando potremo riprendere con i corsi e questa carta mi sembrava... Oh, l'ho sporcata di caffè, non è successo niente. Chissà quando potremo riprendere effettivamente con i corsi, abbiamo già anche degli arretrati per i corsi, allora ho pensato di farlo in un live. La improvviso perché è una struttura che ho visto su Pinterest. È una struttura che ho visto su Pinterest che sembra molto semplice. Queste carte sembrano perfette per quel tipo di struttura. L'unica cosa che mi sono presa, adesso poso quel caffè prima di fare danno, ho preso un foglio per fantasia di questa pattern, ma non li useremo tutti. Guardate che meraviglia, questi ottani sono stupendi. Mi interessano più che altro le carte che hanno queste tesserine qua, che sono quelle che ci faranno fare le taschine. Poi se volete vi faccio vedere poi anche il punto da cui sono partita per l'ispirazione e che adesso non ho non ho il tablet carico, altrimenti vi farei vedere direttamente il pin, la pinnata che ho fatto. Queste sono le carte, questo qui è meraviglioso, c'è un lot fatto e finito, una foto, due abbellimenti e via. Non ci sono ancora, si devono ancora caricare perché, come dire, cioè sono appena finito di tirare, ho appena finito di tirare fuori delle scatole. Questi qui sono i die cut. Di questa collezione, tra l'altro, oltre alle carte basic, c'è anche un pacchetto di vellum. Non sono riuscita ad accaparrarmene solo tre, arriveranno poi anche altri. Come carta base ho preso la mia, in realtà sarebbe stata perfetto il bianco di Tommaso, però in realtà adesso anche now si va verso la chiusura settimana prossima. Allora, in realtà sì, sono 2 settimane, 2 settimane passano in fretta. La cosa più grave sarà poi riportare sull'economia. Per fortuna, io dico, non si è fermato tutto, tutto, tuttissimo. Se saremo costretti a fermare tutto, tutto, tuttissimo, lo faremo. Bisognerà una mamma esaurita, povera donna. Vildana, non ho fatto in tempo oggi a metterti prenotabili quelle cose, ma spero di riuscire a farlo domani. Portate pazienza, quando arriviamo con i kit è veramente tosta. Adesso mi bevo il caffè. Io spero che queste 2 settimane ci portino un bel pezzo fuori da questo problema. Siamo ottimisti. È inutile riempirsi la testa di brutti pensieri, no? Allora, finiamo il caffè. Una sera. Alcuni kit sono già partiti. Tanti partiranno lunedì perché domani, visto che appunto non saremo aperti, avrò tutto il tempo la mattina di smistare allegramente i kit e di fare gli ordini. Quindi tranquille, domenica mattina faremo il live, domani pomeriggio, se riesco, magari facciamo un live. E ci teniamo compagnia a vicenda, no? Il caffè è decaffeinato. Noi facciamo acquisti per girare l'economia? Assolutamente sì. Sentivo una mia cliente libraia l'altro giorno e magari faremo poi qualcosa insieme perché ci sono tanti esercizi che non hanno la possibilità di vendere online, che non hanno uno shop online e quindi in realtà loro sono veramente fermi in questo momento. Quindi la situazione non è così semplice, io sono privilegiata in questo momento. No panic, sono assolutamente d'accordo. Io anch'io sto bene a casa, l'idea di non poter uscire è un po', mi rendo conto, opprimente per tanti. Usiamo questo tempo per fare altro, usiamo questo tempo per riposarci, ci lamentiamo sempre che non abbiamo tempo, adesso ce l'abbiamo, riempiamoci la testa di cose positive. In testa per acquistare metto il test di marzo, sì, puoi fare l'abbonamento, Silvia, e volendo, credo di poterti recuperare se li vuoi, anche i kit di gennaio e febbraio, piuttosto scrivimi un messaggio. Stavo dicendo un'altra cosa e mi sono interrotta. E non me lo ricordo più perché la memoria. Vabbè, non importa. Allora, questi li apriamo dopo. Iniziamo a fare quella che pensavo essere la struttura. Siccome la improvviso completamente, parto dalla parte interna di questa struttura che non provo neanche a spiegarvi a parola perché tanto non ce la faccio. Però vi faccio vedere. Allora, mi taglio queste schedine qua che sono, secondo me, giusto giusto della misura per fare il lavoretto che avevo in mente. Allora, non ho stampato foto, non ho fatto in tempo. Stai facendo inglese? Dei corsi online in English? Ma sapete che era una cosa che avevo pensato di fare dei corsi in inglese in negozio, però non ho avuto tantissimo riscontro, come dire, quindi se volete io mi diverto sempre. Allora, prendiamo questa che secondo me è una copertina
Questa potrebbe addirittura essere la copertina. Anzi, no, avevo deciso che volevo l'altra come copertina. Questa sarà una taschina. Tagliamo anche questa. Avrei dovuto tagliare subito la cimosa, invece mi sono dimenticata. Ma ok. I My Twelve Tales di marzo sto finendo di assemblarli. Sono sempre pronti intorno a fine mese. Sto intorno a metà mese, scusatemi. Sto finendo di assemblarli, alcuni sono già partiti, tanti partiranno lunedì. Se avete ancora bisogno di aggiungere e volete che non spediamo, scrivetemelo, scrivetemi un messaggio. Faccio fatica con le mail perché col danno che ci hanno fatto dalla Cina non vedo le mail, quindi scrivetemi un messaggio su Messenger del negozio, quello lo leggo sempre. Allora, tu sei 6 pollici, tagliamo via la cimosa. Anche tu devi essere 6 pollici. Così. Ok. Allora, l'idea è di creare delle taschine all'interno delle quali metteremo delle tag con delle foto. Io non ne ho stampata nessuno, ma vediamo poi se mettere eventualmente la base bianca. Devi aggiungere, Veronica. Perfetto, scrivimelo. Così so che non lo faccio partire. Allora, l'idea sarebbe di unire queste due, unirle sui tre lati, fare un invito qui, adesso ne preparo qualcuno, tac. E usarlo come tasca. Allora, avevi mandato la mail? Boh, allora dovrei avermelo segnato da qualche parte. Dunque, questa taschina sarà aperta qui e qui ospiterà una tag o una striscia di questa carta o una foto direttamente, quello che vorremo. La parte in basso sarà attaccata su una struttura tipo a fisarmonica di quelli degli album, quindi in realtà credo che questa parte qui mi convenga lasciarla aperta. Quindi quello che farò adesso sarà mettere un pochino di colla. Io vado di colla, se potete usate il biadesivo che va sicuramente meglio. Cosa occorre nel live? Allora, c'è il prodotto contenitore per il progetto che faremo domenica. Se volete, lì c'è scritto tutto quello che serve. Come attrezzatura vi serve solo la taglierina, un envelope punch board, anche quella mini, perché c'è una bustina da fare, una bustina spessorata, colla, una pinzatrice, una foratrice manuale. Mi sembra solo questo. Allora, facciamo un paio di queste taschine qui, poi facciamo gli inviti. Questa è meravigliosa e la accoppio a questa qui. Allora, l'album aveva diverse taschine. Io ne farò 4-5. Adesso vediamo quelle che mi va di... Poi magari se riuscite a mettere la colla in una maniera un po' più furba rispetto a questa è meglio, però... Anche qui non avrei dovuto incollare proprio fino in fondo, perché questa parte qui deve incollarsi poi su... Vabbè, facciamo... Non ti arrivano più le notifiche, ma dei live o dell'agenda? Dell'agenda ti arrivano? Gianmaria, buonasera. Non ti ho visto, scusami. Allora, vediamo altre di queste tesserine qua. Guardate, per esempio, queste sono altre due, sono 4. Proviamo a fare con 4. Allora, quando finisce il live vi appare, io certo che io che cerco di tagliare col cordonatore mi faccio una gran tenerezza, comunque, vi appare la possibilità di riattivare le notifiche se si sono perse, quindi provate, non so come mai Facebook ogni tanto funziona la notifica e ogni tanto no. Se devo dirvi la verità, in effetti adesso non è arrivata neanche a me la notifica, di solito mi arriva la mia autonotifica sul mio profilo personale ovviamente. In condizioni normali questa la potremmo piegare, ma io qui ho bisogno che questa parte sia aperta perché voglio che si incolli sulla struttura che farò poi a fisarmonichina. Allora, per ora mettiamo un po' di colla qui e un po' di colla qui. Così. Ciao, chi sta arrivando adesso? Facciamo ancora questi due, ne facciamo 4. E poi in realtà questa struttura la potete fare insomma con quante pagine volete, non necessariamente con carta patterned, potete scegliere. Io oggi ho spacchettato questa e come i bambini in un negozio di caramelle dovevo usarla per forza. Questa colla messa così non va proprio benissimo, però vabbè, concedetemi l'attenuante che sto lavorando in piedi e guardando dal telefono. Ok, allora, 1, 2, 3 e 4. Ok, allora,
Devo fare il foro di invito perché qui dentro metterò appunto una striscia di carta patterned per allora vediamo. Questo qui è un punch da 1 e 3 quarti. Faccio un invito un po' più largo del solito, sperando di non tagliare via niente. Ha il pitch in tilt. Oh mamma, questa carta qui è particolarmente spessa. Oppure il punch che non va. Aspettate, mamma mia. Veramente. No, ma ci deve essere qualcosa che non va col punch. Aspettate, che. Oh, le notifiche dell'agenda arrivano. Ok. Sì, ci sono delle carte meravigliose in questa. E adesso non so più dove punciato, punciato. Allora, questo lo tagliamo a mano e gli altri mi ci. Voilà. Gli altri li uso come. Ok. Sì, più o meno li uso come base, una roba così, e provo ad appoggiarmi direttamente al piano perché questa carta è molto spessa, il che va benissimo, ma rende difficile punciarlo. Ok, bisogna avere proprio tutto l'appoggio del tavolo. Non saranno perfette, ma non importa. Questo mi dispiace un po', cerco di fare un invito un po' più piccolo, tanto ormai sono tutti diversi. Che importanza volete che abbia? Così. E qui invece guardate, questi disegni sono meravigliosi. Stupenda. Andiamo qui proprio un po' a naso, così. Quindi sappiate che se volete fare questo stesso lavoro con le carte della Flourish, che sono molto spesse, conviene punciarle prima. Sono tutte disuguali, ma il giallo no, io le trovo stupendo come abbinamento. Allora, costruiamo la struttura che avevo visto e che volevo realizzare. Allora, mi serve una base per cui userò il mio. In realtà potrei usare anche la loro stessa carta patterned, perché la mia bianca ha un punto di bianco diverso. Questo è un bianco ottico molto forte, la mia quasi vira sul giallo, quindi mettiamola un secondo via che vediamo di fare tutto con queste carte qua. Prendiamo un pezzo di questa. Questa qui è meravigliosa. Indifferita. Allora, vediamo di sceglierne una che possa fare da base per la. Queste carte comunque le tagli è un problema perché non andrebbero tagliate. Allora, facciamo una. Facciamo un 4 pollici di larghezza e facciamo che possa essere. Allora, ne taglio una striscia da 4 pollici e iniziamo. Perché non sono brava a fare i conti, quindi devo farla, devo farlo pezzo pezzo. Allora, io vorrei fare una fisarmonica all'interno della quale. Della quale far incollare questo. Quindi ho bisogno di una montagnola in cui far incollare questa e ne ho fatte 5, quindi me ne servono 5, 10. Quindi sono, facciamo mezzo pollice. Sì. Mezzo pollice per 10 diventa 5 pollici più i laterali. Allora, iniziamo a fare delle pieghe a mezzo pollice. Io non sono brava con i numeri, quindi di solito provo. Molto semplicemente mi metto lì e faccio le mie pieghe. La prima la lascio un po' più larga, un pollice, perché non si sa mai, e poi vado avanti di mezzo pollice e mezzo pollice. Quindi un pollice e mezzo, due, due e mezzo, poi vi faccio vedere tre, perché a spiegarlo così sembra incomprensibile, però 4. 4 e mezzo, e non la taglio questa striscia fino a che non sono sicura che mi basti. Io di solito quando pianifico qualcosa per i corsi, non essendo particolarmente brava con le misure, faccio così. E essendo particolarmente brava, è un modo carino di dire che non ce la posso proprio fare. Siamo arrivati a 7 pollici. Vediamo. Questa sarà la piega esterna, che in realtà forse è meglio che sia così. Qui c'è la mia piega. Guardate, la prima l'ho fatta troppo in qua. Vedete che ho sbagliato subito. Allora, questa sarà la prima piega, questa è la prima montagnola. Così. E adesso la piego. La carta
carta è molto spessa, quindi in realtà anche per le strutture è veramente bella. E qui sicuramente io ho fatto molte più pieghe del necessario, ma... No, ma in realtà non voglio fare una cosa... No, perché quello che voglio fare io è ancora diverso per la resa che deve avere, quindi mi serve questa. È diversa la fustella di Modascrap, vi fa il dorsino per la rilegatura, ma quello che volevo fare io è ancora una cosa diversa, perché questo qui poi ci farà da base, questo qui tagliato. Adesso poi vi faccio vedere, perché viene poi fuori una struttura triangolo. No worries. Allora, prendiamo a questo punto un pochino di colla, visto che... Voilà, e la mettiamo qui e qui. E ci inseriamo questa. Tra l'altro Modascrap, adesso che l'avete nominata, ah guardate che ho lasciato troppo poco, e noi la apriamo un po'. Sono tornate le margherite, arriveranno in settimana, quindi, e lo ve l'ho resa prenotabile sul sito perché l'aspettavate in tantissimi questa fustella, quindi potete ordinarla, secondo me martedì potrebbe già essere qui. Voilà, diamo solo un secondo al tempo alla colla di fare presa. Ne mettiamo un'altra qui. È come se stessi progettando il corso in diretta, quindi con tutti i dovuti errori che si possono fare. Un pochino di worry c'è. Vabbè. Allora, guardate, apriamo bene qua, mettiamo la colla qui. Se io fossi particolarmente precisa potrei usare il biadesivo, ma non riuscirei più a muoverla se sbagliassi. Siccome io sbaglio e mi conosco, mascherina... La candy box, le don per la candy box, il bouquet di primavera, la margherita, ritornano tutte. Ho messo ordinabile per ora solo la margherita, ma se qualcuno vuole qualcuna di queste altre fustelle scrivetemelo, scusatemi che domani la metto ordinabile. Ci hanno avvisato oggi, quindi in questo venerdì 13 quantomeno abbiamo ordinato le taschine. È un 4x6. Queste sono le carte di Florilège, la collezione Yellow, che troverete sul sito dopo il live. Anzi, in realtà potrei fare una cosa, aspettate un secondo. Arrivo subito. Ok, dovrei aver avviato l'importazione, vediamo un po'. Questa è la collezione Yellow di Florilège, è arrivata anche l'altra collezione, sono arrivati i fogli di carta basic di questa collezione qui, sono bellissimi. Forse queste gobbine qua, queste potrebbero essere ancora un po' più alte in realtà per fare quello che serve a noi. La fustella del dorsino di Modascrap va bene per la rilegatura, ma in questo caso a me serviva che fosse un po' più alta, perché poi vorrei che stesse in piedi da sola. Scrivimi Stefania che te lo metto come ordinabile, perché sicuramente adesso col fatto che c'è stata la promo non lo è. Allora, guardate, per fortuna la Nuvo ci dà il tempo di fare questi maneggiamenti qua. Così. E poi diventa completamente trasparente. E la teniamo qua, deve arrivarmi altro, mi arriva al Tenue. Deve arrivare Taylored la prossima settimana. Vabbè, questo è l'integro di Modascrap. Cos'altro arriva? Settimana prossima vi faccio vedere le carte primavera, le nostre, e anche un timbrino, così mi dite cosa ne pensate. Facciamo partire i preordini. Ecco, questa settimana con il sito così non mi sembrava il caso. Ok, e abbiamo anche te, ma non avevo 5, sono 3, 4... Le ho contate male, non sarebbe strano, eh? Mi sembrava di averne contate 5, ma evidentemente ne ho fatte solo 4, ma vanno bene anche 4. Apriamo bene qua, perché le ho chiuse troppo, in realtà bisognerebbe prima incollarle alla base, adesso se lo dovessi far fare in un corso farei fare così, si incollano prima alla base e solo dopo, intanto ho preso la fustella margherita, non l'avevi ancora presa. Così.
Non mi ricordo più di cosa stavo parlando, pensate come sto messa. No, devo tenerlo così. Scusate. Il timbro degli elementi. Dovrei aver riordinato tutto quello che mancava dalla Tailored, sì. Ce la possiamo fare. Mamma mia, guardare attraverso il telefono in questi casi è un incubo. Ok, così. No, la promo no, è finita. L'abbiamo fatta durare anche parecchio perché purtroppo il sito ha avuto un sacco di problemi per un attacco, un tentativo di hackeraggio dalla Cina. Quindi, insomma, è stato veramente provante. Ok. Allora, facciamo anche solo con 4. Sì, così vediamo proprio solo come fare la struttura. Tutta questa parte qui, che in realtà è in più e sono 2 pollici, me la tengo perché io qui vorrei attaccare la parte sopra. Quindi qua non se ne accorgerà nessuno, faccio un'altra piega un po', di modo che qua sia 1 pollice. Vediamo se riesco a farlo. Non sarà perfettissimo, ma io pianifico i corsi così, fate voi. Non si piega, io ti metto di qua in qualche modo mezzo pollice. È un po' come dire selvaggia, come, però funziona. Ok, così abbiamo la stessa distanza. Qui ne taglio via in modo che qua sia 1 pollice, 1 pollice e mezzo, tanto ci attacco sopra qualcosa. Ok, e questa sarà la mia base. Come, quello non è ancora in arrivo perché arriva da un altro fornitore, arriverà però. Ok, così. Allora, questo faccio in modo che sia la base. A queste 2 alette attacco quella che sarà la parte superiore del mio albumino. Sì, il corriere ritira. E infatti faccio un sacco di casini, Stefania, non mi ricordo le cose, quindi proprio un genio da questo punto di vista non sono. Allora, i corrieri ritirano, ovviamente si cautelano con tutte le misure di sicurezza del caso, giustamente, quindi sono muniti di tutti i dispositivi di sicurezza necessari, la mascherina e i guanti. Non c'è contatto, però sì, assolutamente sì. Per ora sì, l'unica provincia in cui non si può spedire, e DHL per ora non ha ancora mandato nessun tipo di aggiornamento, è Bergamo. Allora, adesso uso questa stessa carta qua perché mi piace tantissimo per creare una pattina, una di qua e una di là. Tiriamo una striscia da. Innanzitutto ci serve una striscia da 4 pollici. Questa carta qui è stupenda. Allora, l'idea sarebbe, questa qui sarà la base, qua. Allora, quella dietro la farei da 6 pollici. Quella dietro, quella davanti magari vediamo. Quindi, questa adesso io l'attacco qui così. Di modo che questa parte qui sta in piedi e starà così. Ok, hanno consegnato. Ma allora, qui sta consegnando con i guanti. Stanno consegnando tutti con i guanti e con le mascherine. Sta un po' al buon senso di tutti, ma sarebbe buona norma quando sono persone che hanno, insomma, contatti con tante persone. Quindi, ok. Dall'altra parte mi piacerebbe, potrei attaccare la stessa. Ma in realtà potrei fare un cappellino. Potrei fare un cappellino, perché adesso io qua ho fatto un errore di piegatura, però qui, guardate, attacchiamo questa così. Poi vi scrivo le misure, ve lo prometto, lo faccio domani, perché le sto improvvisando. Io faccio i corsi così, cioè preparo i materiali per i corsi così. Ti ha telefonato sul portone, infatti, non sarà un pacco il camion del Corriere Gloria. Io a te devo tagliare i ritagli di marzo, tra le altre cose. Gloria non ha tanta simpatia per il ritaglio, non quanta ne provo io, quantomeno, quindi. Allora, questa è la mia struttura che starà in piedi così. Guardate, questo qui starà piatto, questo è un errore, non dovrebbe esserci, però mi perdonate, vero? Sì. Si potrebbe anche fare solo mezzo pollice invece di 1 pollice, però. E quindi starà in piedi così. Adesso devo fare una pattina che da qua mi si ribalti qui sotto. Allora, scegliamo un'altra carta. Potremmo usare il retro, però abbiamo delle carte così belle che perché no? Potrebbe essere questa. Oh, potrebbe essere questa, che meravigliosa. Potrebbe essere una tesserina in realtà.
Adesso veramente devo scegliere. Potrebbe essere questa qui nera che si ribalta giù. Allora, potrebbe essere, questa è una tesserina fuori dal portone. Anche a me oggi hanno consegnato la spesa alimentare. Questa è 3 pollici, la cordoniamo a metà, un pollice e mezzo, così. Mi hanno consegnato la spesa e credo che non riuscirò più a farlo online la spesa perché la prossima consegna è veramente tanto in là. Allora, io questo lo metto all'interno e poi qui coprirò perché preferisco che fuori rimanga così. Quindi metto la colla qui. E poi scegliamo. Cosa attaccare qui? Questo sarà. Voilà. In realtà, volendo, potremmo anche fare un forellino qui e usare un nastrino, che andrebbe benissimo. Potremmo decidere di usare una di queste etichette come chiusura, una di queste più piccole. Guardate, questa sarebbe meravigliosa. Vediamo se ce n'è una gialla che magari sta meglio. È anche da me il 21 marzo, sì, ma infatti settimana prossima un giorno prenderò ed andrò. Io sono dell'idea che se me la posso far consegnare a casa in questo momento meglio, però si può andare a fare la spesa se siamo abbastanza intelligenti, direi che possiamo esserlo, sì. Allora, mamma, non è che mi recuperi un velcrino di quelli che abbiamo usato per i kit? Madre mi ha guardato come il velcro bianco. È presente, sai, quelli che abbiamo tagliato Sì. per... Ok. Allora, potrebbe essere. Sì, allora, il banner della Simple Stories facciamo quello delle Pipurrà, credo domenica prossima. E Marika ne ha preparato uno con la collezione Simple Vintage District Garden, che forse non si chiama proprio così, ci ho messo troppe parole, però quella lì, meravigliosa. Allora, potrebbe anche essere questa la chiusura, guardate. E se noi lo punciassimo così... Sì. Ok, c'è davanti e dietro, perfetto. Allora, guardate. Usiamo questo come chiusura, che così dà questo bello stacco. Registro elettronico del... Tra l'altro, Miriam, ho visto una notifica che mi hai scritto, ma non mi funziona la posta sul computer. Farmhouse cartabella, faccio io un albumino a forma di casetta. Datemi tempo, devo uscire dalla spedizione dei kit. Poi, dopo quello, facciamo tutto. Miriam, ho visto che mi hai detto di non spedire, forse, ma dovrebbero risolvermelo di stasera il problema con la posta, perché oltre all'attacco dei cinesi ci mancava pure la posta. Benissimo. Allora, questo lo fissiamo qui e usiamo un velcrino. Questo lo useremo anche nel corso del progetto che facciamo domenica, ne attacco uno qui. Poi la cosa intelligente, e l'ho scoperta dopo ovviamente, per poterli fissare bene, è questa. La domenica dopodomani, sì, faccio il progetto Un fiore per te, che è quello che avremmo dovuto fare al corso. Lo attacchiamo avendo tolto la pellicolina e poi lo incolliamo, così sappiamo che sono assolutamente perfettamente nella posizione che ci interessa. Adesso la mia colla non era... Esatto, brava proprio. La mia colla non era ancora perfettamente asciutta, quindi... Tac. Facciamo così e li separiamo con la forza bruta. Ok, però sappiamo che sono in posizione, quindi va bene. Ok, anche il tuo non lo devo spedire, Barbara. Sai che volevo giusto chiederti, ma ti ho scritto Barbara perché manca una cosa che adesso non ricordo più che cos'è e ti ho chiesto se la vuoi aspettare. Sì, un mini a forma di casetta, ho già tagliato la forma e in realtà me la volevo far tagliare, ma credo che adesso ce la taglieremo ognuna per conto proprio nella nostra a casa. E sì, datemi solo il tempo di uscire dalle spedizioni dei kit e poi vi preparo tutto. Allora, questa sarebbe una tesserina perfetta da incollare qui così ed è già pronta, ma noi ci complichiamo un pochino di più la vita e prendiamo una carta di queste Patterned. Volevo quella con le foglie, quella meravigliosa. Dov'è? Questa qua. Ci tagliamo un 4x6 da qui. Una striscia da 4 pollici. E mi taglio una porzione da 6, perché lì ci potrebbe stare bene una foto. Poi vediamo se distribuire gli spazi per la foto.
No, no, il binder me lo invento, quello con la collezione Pipurrà, anche Marika se l'ha inventato. Adesso che appena avrò un pochino più di tempo, quando usciamo dalla spedizione dei kit, me li guardo bene i progetti che hanno proposto, prima me li leggo bene, tutto e vediamo se puoi rifarli. Il binder giallo della Snap, quello a righe? Perché se l'hai ordinato, allora, se vedete ancora qualcosa in stato mancante sul vostro ordine, vuol dire che non è ancora arrivato. Diversamente io li aggiorno, ovviamente tu devi essere almeno 2 mm più piccolo di quello. E non ci penso mai alle pieghe della carta, e invece sono importanti. Ok, così. La polvere sticky, sì. La polvere sticky in realtà è facilissima, l'asciugate quando diventa lucida e appiccicosa, e ci si può usare il foil, ci si può usare come si chiamano in italiano? I foil flakes, i fiocchi, tipo la foglia d'oro, che è bellissima. Allora, io qui ho uno di questi due spazietti che devo coprire perché ho fatto pasticci, perché l'ho tagliato male. Quindi da una parte metterò questo, togliamo la cimosa e togliamo anche un paio di millimetri perché questa dimensione qui è un 4x6, però ovviamente le pieghe della carta ci portano via spazio. Quindi questo lo posizioniamo qui. E adesso mi taglio due striscette che mi coprano questa parte qua. Di modo che qui si copra questa piega che in realtà non doveva esserci, così per dire. E potrebbe essere un bel verde. Potremmo sacrificare un pezzetto di questa. Questa dovrebbe essere già 4 pollici. Sì, quello lì è un pollice. Facciamo che la tagliamo a un pollice e tre quarti. Quasi un pollice, sì, un pollice e tre quarti. Dovrebbe essere sufficiente come dimensione, vediamo. Sì, ok. E la incolliamo. Tac. Al corso magari farei usare il biadesivo, ecco, solo che nel live per una questione di velocità queste carte fanno in assoluto tutto da sole perché quando sono così belle. Ne tagliamo un altro pezzetto e facciamo la stessa operazione dall'altra parte. E la mettiamo qua. Così. E aspettiamo che si incollino un secondo. Quando usiamo le carte di una stessa collezione è facile fare questo tipo di lavoro perché le carte stanno tutte talmente bene insieme che comunque le posizioniamo. Saranno una meraviglia. Ok, quindi il nostro albumino, la struttura sarà questa. E starà in piedi così. Non avrebbe dovuto essere storto, ma ormai chissà se posso ancora staccare. Sì, un pochino posso staccare. Così è perfettamente dritto. Ok. Allora, apriamo col velcrino. E questo è come ci si presenta l'album. Qui dentro abbiamo lo spazio per inserire le tag con le foto. Io le ho incollate veramente selvaggiamente in maniera agricola, però lo si può fare con un pochino più di senso e mettere il biadesivo solo qui sui bordi, così in realtà recuperate quanto più spazio possibile. Quindi io farò delle strisce molto piccole. Se dovessi replicare questa cosa nel corso, farei mettere il biadesivo più sottile qui sui lati e le strisce le farei almeno di 3 pollici, 3 pollici e mezzo, visto che queste 4 pollici. In realtà è già bello così, non servirebbe quasi tirare fuori le decorazioni, ma noi lo facciamo lo stesso perché gli appiccichini ci danno grande gioia e in realtà potrei anche già pensare di tirare fuori, di tagliare della carta e farla diventare la taghina interna. Guardate, ma questo è un peccato perché ha queste strisce meravigliose che è un peccato tagliare. Ma se noi facessimo questo, tagliamo queste strisce qua, guardate, due ce le risolviamo così, ho deciso, ops, la colla. Due ce le risolviamo così, guardate, tagliamo qui. Secondo me queste strisce sono perfette. Così. Appena realizzato una scatola IKEA più un cassetto solo di carta. Vabbè, la carta non è mai abbastanza. Ok.
Per esempio, facciamo una prova. Che okay, qui è incollato selvaggiamente, ma teoricamente bisognerebbe, adesso magari cambiamo questa, la mettiamo qua così fa un pochino più di contrasto. È perché è incollato selvaggiamente, Clelia, e non ci passa, ma io ti rendo ancora più slim. Teoricamente dovrebbe, ma se tu tagli... Allora, teoricamente dovrebbe starci tranquillamente, ma siccome io ho incollato malissimo, la devo rifilare. Nelle misure che darei per un corso, terrei conto del fatto che deve essere sicuramente almeno di mezzo pollice più piccolo, ma l'incollaggio deve essere fatto con criterio, non come ho fatto io. Enjoy the silence, sembra fatta apposta per questo periodo. Allora, deve arrivare fino in fondo, voilà, perché non abbiamo pensato, io non ho pensato di lasciare uno spazio, in realtà un po' di spazio in più ce l'ha, quindi si potrebbe anche lasciare un filino più su, così. Qui si potrebbe fare un forellino e mettere un nastrino, oppure anche solo un... E lì ci potrebbero mettere delle foto. Questa avrà la stessa problematica, se tanto mi dà tanto, perché ho incollato veramente... Non posso neanche dire mani rubate all'agricoltura, perché manco quello. Ok. Qui ho incollato meglio. Brava. Però potrei tagliarne via un pezzettino, così ha più o meno la stessa misura. È che quando io pianifico i corsi un pochino più complessi di un layout, ci metto veramente un sacco a tirare fuori le misure, e solitamente poi il corso del mattino mi aiuta a capire dove ho sbagliato. Allora, due sono qua e sono perfette così. Vediamo se nelle tesserine abbiamo qualcos'altro che può essere usato in questo modo. Forse no, potremmo tagliare questa, che sarebbe perfetta, oppure questa gialla. Sono tutte belle, come si fa? Allora, io tirerei via questa, cioè tirerei via quella tesserina lì. Guardate, perché mi piace molto coltivate i piccoli piaceri della vita, no? Che è esattamente quello che dovremmo fare adesso, che possiamo. Sono bellissime, sono la collezione Yellow di Florilege, che dovreste trovare online tra poco, perché dovrei aver avviato il caricamento, perché ho finito di spacchettarle tardissimo. Perché se non sa, ok, perché non si doveva incollare come ho incollato io, ma voi fate finta di niente, ditemi che va bene lo stesso, ok? Marika ha pubblicato l'album, eh? Sì. Qua l'ultima potremmo farla, sta bene qualsiasi cosa. Se usassimo un pezzo di questo fiore qui, che è meraviglioso, teniamolo sui 3,5 pollici. Ne tiriamo via la cimosa. E anche un pezzettino qua di bianco. Vediamo se basta, se no... lo so, Patrizia, ma torneremo. Appena sarà possibile, torneremo. Vi avviso se intanto vedo che il caricamento si è terminato. Di questa c'è sia il kit, sia tutte le carte singole. Ci sono anche tutte le carte... Okay, è troppo largo. Ci sono anche tutte le carte sfumate, basic, che sono meravigliose. Oggi voglio tagliare con il cordonatore, non si capisce perché. Vabbè. Perché se ci pensavo prima a non incollare così, questo processo qua sarebbe stato più semplice. Allora. L'album di Marika è previsto quando potremo muoverci tutti. È un corso che vorremmo fare in negozio, che poi magari replichiamo anche online in qualche modo, adesso vediamo. Però aspettiamo di passare queste 2 settimane e poi ci diamo dei tempi. Intanto, se volete, mettiamo poi il prodotto contenitore, così potete prendere i materiali, siamo sicuri che non finiscano. Il pad non c'è, non me l'hanno mandato, Laura, però tutte le carte singole. Mi mancano tutti gli abbellimenti in legno, che secondo me sono nella scatola che non mi è arrivata. Quindi, insomma, speriamo.
Il kit non lo so ancora, guarda, non ne abbiamo ancora parlato. Mi stai parlando, Barbara, del kit di Marica, vero? Non ne ho ancora idea. Perché mi ha fatto vedere le foto poco fa, ma non abbiamo ancora la lista materiali, cioè non abbiamo ancora parlato di niente. Le ho solo detto che mi piaceva tantissimo, ovviamente. Allora, tu perché adesso mi fai quella piega lì che non mi piace? Ah, certo, perché ci sono queste che sono troppo alte. Ok, queste qui le rifiliamo tutte, di modo che siano più basse. Questa andava già bene, ne tagliamo mezzo pollice, un quarto anche, così posso allinearle e l'album mi si chiude bene. In realtà questo problema qui ce l'abbiamo perché io ho tagliato in maniera selvaggia, perché altrimenti... Ah, questo kit di carte qua, o 7,50 o 8,50, una cosa del genere. Non costano molto. Allora, mettiamole a filo. Così. E poi qui sull'altro lato possiamo mettere una foto, se vogliamo, se no possiamo lasciarle così, sono bellissime, quindi 7,50 perché sono sul sito. Sono già sul sito e non ho ancora visto. Può essere. Sono bellissime, sì. Ma Florile c'è sempre la difficoltà che non si trova mai niente perché va sempre tutto a rubissima. Quindi riuscire ad accaparrarsi qualcosa delle nuove collezioni è sempre drammatico. Allora, andiamo giù fino in fondo. E quindi questo poi adesso chiuderà tranquillamente bene con questo piatto e questo qui a filo. Perfetto. Vedete? Qua la base è così e lui sta in piedi così. Allora, una cosa carina, guardate, in una delle tesserine che abbiamo usato ci sono tutte queste frasette qui che io adesso mi ritaglio. Sono sul sito, perfetto. Quindi le trovate già. Allora, è rientrato il cartoncino di Tommaso? Non ancora. Appena ricominceranno a spedire, voilà. Arriverà perché sono rimasta completamente senza con la promo. Queste ce le tagliamo tutte che male non fanno. E poi decoriamo. Allora, io amo fare gli album quando ho anche le foto a disposizione perché così posso decorare sulle foto, che è una cosa che mi piace molto, però in questo caso non avevo il tempo di scegliermi e stamparmi anche le foto, e quindi in realtà lo decoriamo quasi come se fosse un decor praticamente. Quindi in realtà se dovessi farlo rifare in un corso metterei quantomeno gli ingombri delle foto. Li hai presi tutti tu, può essere. Allora, un'altra cosa che abbiamo qui a disposizione, vediamo di usare le carte che abbiamo tagliato, sono queste tesserine qui che possiamo usare da decorare, per decorare l'interno, oltre a queste frasette. Vediamo un attimo se nelle carte che ho tagliato, eviterei di tagliare le altre due, ci sono queste. Io queste me le ritaglio e poi apriamo i die cut e decoriamo. Ritagliamo ancora queste, così ce le abbiamo pronte. L'embossing foto delle cornici non sono riuscita a trovarlo, no. Hai preso un pacco di vegetale? Sì, infatti sono i materiali che sono finiti. Il vegetale di moda scrap arriva perché l'ho ordinato. Quello di Tommaso ci mette un pochino di più, però arriva. Intanto, se qualcuno ha bisogno di una base che possa sostituire, c'è il Sirio, sempre il Sirio White White, o la Betulla, a seconda del colore, insomma, del mood che avete, che vanno benissimo. Potete usare anche la mia carta bianca, la Basic, perché è un 250 grammi, quindi in realtà per le strutture va benissimo. Sì, Daniela, allora puoi. C'è un'opzione quando fai il checkout che si chiama Unisci ad ordine esistente.
che fa sì che, che il sistema non ti computi le spese di spedizione. Io con quello so che mi stai dicendo che non lo devo spedire subito. E poi quando decidi che lo vuoi spedire, lo spediamo. Tu non hai il kit mensile, vero? Quindi in realtà, perché c'è anche un'opzione unisce kit mensile, usa quella, unisce ad ordine esistente e va benissimo. Ah, ma guardate che c'erano anche tutte queste. Allora, tagliamo queste piccine qui, perché non abbiamo tutto questo spazio per decorare dentro, però sono così belle. Magari questo rametto lo tagliamo, per esempio. Adesso voglio aprire dai cap. Allora, teniamo buone queste, questa qui non è. Qui abbiamo una serie di ritaglini che potrebbero farci comodo, perché no? Abbiamo le frasette lì. E apriamo la bustina della felicità. I deckard. Apriamo. Sono tutti semitrasparenti, mi sembra. Vellum, no, vabbè, sono meravigliosi, la via è bella. È un peccato non avere le foto, ma ci tenevo a fare qualcosa stasera di un pochino più strutturato e quindi. No, guardate, sono meravigliosi. No, avrei dovuto fare più taschine. Take time and love life. Guardate queste tag, sono meravigliose. E questi, vogliamo parlare di questi? Il sito non è ancora del tutto a posto, sì, ci sono ancora dei problemi. Questo attacco dalla Cina ci ha causato un sacco di danni. Se non lo vedete e vi dà un errore strano, e non i 500. Se vi dà un errore strano, scrivetemi, perché potrebbe essere che il vostro IP è finito nella blacklist. È successo anche a me sul mio stesso sito, sì, lo so. Ho dovuto buttare giù una telefonata, scusate se avete sentito un attimo di distacco per quello. Allora, mettiamoli un attimo qui. Qui, che cosa vogliamo mettere? Esagerano, no, ma cioè, tu sai che io ne sono capace, non mi sfidare. Allora, iniziamo dalla copertina. Così lo vedete bene. Sì, solo una pagina di novità è giusto, ma se tu scorri ti carica 200 prodotti, che sono gli ultimi 200 prodotti che sono stati caricati. Abbiamo deciso così per sveltire il caricamento. So che ci sono ancora dei problemi, quello purtroppo il danno che hanno provocato con questo attacco non è stato da poco, quindi finché non risolvono, purtroppo abbiamo ancora qualche effetto collaterale. Qui vorrei mettere, guardate, ma questi rametti qua sono stupendi, solo che con i fiori si perdono un po', li mettiamo dentro. Possiamo mettere qualcuna di queste frasette e questa, per esempio. Allora, potrebbe essere, perché tu da chiuso sei così. Allora, sicuramente una gialla e una nera, sì. Potrebbe anche essere una taglina. Ho anche questo ensemble, lo faccio da diventare matti con gli abbinamenti. Sì, ma l'abbiamo cambiata apposta perché in questo modo è più, si carica più velocemente. Io qua però forse lascerei così, sapete, perché questi fiori sono talmente belli che l'idea di coprirli non è che mi piaccia proprio tanto. Possiamo giusto mettere la macchina fotografica. Allora, incolliamo questi con un filino di colla. Sì, è migliorato, però non è ancora del tutto a posto. In realtà la mia parte di amministrazione è a posto, funziona abbastanza bene, a posto è un parolone, però diciamo che ci ha fatto vivere veramente l'inferno, specie con la promomba. Non ve lo dico neanche. Ok, e la macchina fotografica, questo qui è un vellum, neanche troppo spesso, io metto un goccino di colla lì sul puntino nero così non si vedrà. Lo attacco lì, do un attimo il tempo alla colla di tirare e questa sarà la cover del mio albumino. Questi fiori fanno tutto da soli, quindi in realtà non c'è bisogno di decorarlo più di tanto. Allora, e adesso qui ci possiamo divertire. L'album aperto ha questo senso qua, 504, quello è la lentezza, vuol dire che ci sta mettendo tanto tempo a caricare e che non fa in tempo a caricarlo in tempo che per lui è ragionevole e quindi poi lo manda in errore. Quella è la cosa a cui stanno ancora cercando di lavorare. I team before, sì, adesso sul sito trovate gli ultimi. Sono arrivati. Oh, quando non sai cosa scegliere. Questo. Trovate gli ultimi che sono arrivati tra le novità.
Guardate, in un attimo non c'è bisogno di niente. Vediamo una frasetta. Qua. Questo significa volersi bene e volerselo. Sì, di Florilège c'è il kit intero, ce ne sono due in realtà della collezione Yellow. Guarda Samantha, io non vi dico in che stato ho fatto gli ordini con questa promo, che una coincidenza astrale peggiore non poteva esserci veramente. Purtroppo era sabato mattina che cercavano di entrare, ma il sabato e domenica, a parte che non avrei avuto l'assistenza, ho pensato che fosse un problema di connessione mio, ho pensato che fosse un problema di Fastweb e quindi ovviamente non ho detto niente a nessuno e invece non era un problema di connessione. Che dire. Ecco qua, il tempo che passa, queste frasette le mettiamo tutte perché ci piacciono molto. Qui in realtà potrei sfruttare, potrei fare il forellino intanto. Guardate, facciamo un forellino qui piccolino e sovrapponiamo le taghine. Con cosa le leghiamo? È avanzato un pezzetto di quel nastro argento. Dov'era? Che era qua sul tavolo prima? Ah, Madonna, lì. Va bene. Vabbè, si stanca. Questo è il nastro che abbiamo usato per i kit del corso di sabato. Ne prendiamo un pezzettino. È molto largo, però ce lo facciamo andare bene lo stesso. Devi pure che scappasse, madre. Allora, un pezzettino piccolo, piccolo, piccolo. In realtà è anche tanto grosso, chissà se riusciamo. Facciamo una prova. Se nell'avviso di consegna. Sì, perché in realtà se tu guardi tutti gli ordini sono marcati come spediti, ma solo uno è preso in carico dal corriere perché altrimenti si genererebbero tante spedizioni quante e quindi per quello se ne genera una sola. Ah, è un peccato che è troppo spesso questo nastro qua. Non va bene. Adesso lo arrotoliamo. Quello sia un problema di lentezza, Federica. Provate con un altro browser. Provate se usate Chrome, provate con Google oppure provate con Firefox. È un tentativo che ogni tanto funziona. No, questo non mi piace. Quello spago grigio, tu sai dov'è? No, questo è troppo spesso. Andrebbe bene, l'argento sarebbe perfetto, ma è troppo spesso. Allora, questo lo lasciamo qui perché li accoppiamo così e vediamo se possiamo metterci qualcos'altro qui dietro. Tipo, io non metterò foto, quindi vado di decorazioni. Tipo così. E ci mettiamo questo fiore qui. E quest'altro fiorellino qua. Intanto che madre mi cerca lo spago giusto. Guardate che meraviglia questa taglina qua. Sarà una bellissima giornata. Sì, dobbiamo essere positivi, sempre. Alla fine noi non siamo mai contenti. Possiamo stare a casa e non siamo contenti. Dobbiamo andare al lavoro e non siamo contenti. Facciamo gli italiani medi a volte. Così. E questa per esempio è una taghina che adesso non so come farò a infilare lì dentro, però adesso ce ne preoccupiamo in un secondo momento. Questa la chiudiamo così. Qui sopra è talmente bello che io non mi sentirei forse di mettere nient'altro. Guardate, possiamo incollare questo, un goccino di colla che ci sta bene. E vediamo qui dietro. Qui dietro, ah, vedete, non ho pensato che aprendosi questo poi sarebbe stato dall'altro verso, però in realtà sta in piedi, quindi. È questo qua che mi è uscito al contrario. Vedete, questa è una roba che non si dovrebbe fare perché ho fatto questa qui al contrario rispetto a questa, quindi o uno o l'altra dovrebbe essere stata fatta nel verso sbagliato. Quando pianifico i corsi mi succede sempre. Facciamo finta che non importi. Proviamo. Tanto spesso lo spago, quello grigio, mamma. Quello è troppo rigido. No. Qua. Ci possiamo mettere questo bannerino qui si perde. Questa no, questa qui è talmente bella che in realtà che forse andrebbe anche bene così. Però noi potremmo ritagliarci questo rametto.
Ah, perché ti consegnano dopo poco. Allora, no, i die cut non sono nel kit, si comprano a parte. Li trovate comunque tutti sul sito. Nel kit ci sono solo le carte. E c'è il kit che vi ho fatto vedere, che sono le carte che abbiamo usato adesso. E poi c'è il kit di carte basic, che sono acquerellate o in tinta unita. Ho avuto un attimo di calo di rete. Ok. Perfetto, questo sì. Allora, guardate, mettiamo questo qui. Così. Poi qui ho questi avanzi che sono i tondini che ho tagliato quando ho fatto le punciate per l'invito delle taghine. E lo mettiamo lì. Fermo solo un pezzetto dei rametti, perché così l'effetto è più bello, sembra in movimento, almeno a me piace di più. Ok. Mia madre mi ha portato lo spago, questo qui è lo spago di Utah della Vessen. Che va benissimo, ne tagliamo un pezzo. Poi, ops, si è arrotolato tutto, no? Facciamo così. Quando succede questo, non lo recuperate più. No, via. Ne prendiamo un altro pezzo. E arrotoliamo la punta. In realtà l'ideale sarebbe metterci un punto di colla, che così lo tiene ben fermo e evitate di sprecarlo. Spago di jute è bellissimo, però proviamo di qua. Facciamo un nodino. Una cosa così, poi prendiamo delle forbici un po' più così da stoffa e lo teniamo stretto così. Facciamo un secondo nodino. Ma secondo nodino potremmo, no, va bene così, anche così. E questa la rimettiamo qui dentro, sperando di riuscire a farcela entrare adesso che ci ho messo tutti i fiorellini. Guardate. Basta farlo con un pochino di attenzione per non rovinare niente. E questa potrebbe anche sporgere qui fuori. È molto carina in realtà. Questa qui è al contrario, ma non importa. Decoriamo questa. Questa in realtà ha qui questa scritta che va bene così, non c'è bisogno di fare altro. Farei un forellino anche qui. E poi qui ci potremmo mettere una tag, che comunque sta sempre bene. Prendiamo lo spago, che comunque è una parte sempre complessa, e iniziamo a farlo passare. Alla fine stiamo usando le carte, neanche tutte, e un pacchettino di die cut. Niente di più. Qui dietro potremmo mettere una foto, se ce l'avessimo, io non ce l'ho. Quindi metto, lo decoro, semplicemente. Mi sfogo con gli appiccichini. Questo andrebbe giusto, giusto bene qua. Collezionate momenti carini. Vediamo cosa possiamo mettere lì. Una frasetta, sono tutte tanto lunghe. Ci sono anche i timbri, ma non li ho aperti. Guardate qui, noi prendiamo questo e tagliamo a misura, così e così. Non lo spessoro perché ho bisogno che entri dentro la taschina, però sarebbe carino anche spessorato, ma noi dobbiamo farlo entrare dentro una taschina che non ha uno spessore suo, quindi non ci riusciremmo. Tu non ti eri ancora attaccato e non ti attaccherai mai perché ti ho portato via. Voilà. Teniamo un attimo fermo che sennò si ribella. Sono scomparse delle novità, te le ho tolte dal carrello. C'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema, forse si aggiorna, non lo so. Perché non dovrebbe farlo. Ok, questa la rinfiliamo qui dentro, vedete, taghina, e qui dietro questa. Ops.
Vedete questo vizio che ho di non incollare sui bordi, che per alcune cose va bene, ma in questo caso l'errore è quello, purtroppo è la lentezza. Guardate, il tecnico è da lunedì mattina che ci lavora sul mio sito praticamente ininterrottamente. Quella roba lì non è ancora del tutto risolta. Ci sono momenti in cui è una scheggia e momenti in cui è lento. Guardate, benvenute nella mia settimana che è stata veramente strong. Guardate che carino questo. Molto. Allora, giriamo. Qui abbiamo anche questa, che ovviamente è al contrario perché la logica con cui l'ho fatto lo vedevo, cioè non ho pensato che poi aprendolo si sarebbe visto al contrario. Non trovo più niente. In che senso che bisogna scorrimento? Non trovo più niente. Non ho capito. Guardate che bello. Take time and love life. Questo lo vogliamo così, anche se in realtà quella versione, se stai parlando della pagina delle novità, è fondamentale perché sveltisce tantissimo come si dice, il caricamento del sito. Quindi la pagina delle novità l'ho provata prima da Firefox, si apre in un microsecondo, poi ha i suoi momenti di lentezza, però quando funziona si apre in un microsecondo, quindi quella era fondamentale. Voilà. Così e così. Questo lo teniamo qui così e qui possiamo mettere qualche decorazioncina, per esempio, no? Lui sarebbe perfetto. Ok, qui in realtà potrebbe anche essere. Cosa c'è qui dietro? Niente, poi abbiamo tutto lo spazio per decorare, quindi leghiamo. Vi ricordo che stiamo improvvisando completamente, quindi questa pagina è al contrario perché non ho pensato che poi aprendosi così sarebbe stata al contrario, perché l'ho pensato in piedi. E vabbè, non si può mica essere perfetti. Qui dietro potremmo mettere questo, oh, guardate questo. Lo rifiliamo di un mezzo pollice, quello che riusciamo, ai bordi, in modo che ci sia quanta più scritta possibile. E lo mettiamo qui. Mettiamo la colla solo al centro, così posso far uscire, magari dritto, così posso far uscire tutti gli altri abbellimenti da qua sotto. Così. Poi la wishlist vuota. Questa cosa qui la segnalo perché non dovrebbe, però il tecnico ci sta ancora lavorando, quindi in realtà la situazione non è completamente risolta. Io riesco a lavorarci, il che per me è assolutamente fondamentale, però dirvi che ci sto lavorando bene. Nessuno se ne accorge, sono felice. Allora, la V è bella, guardate, io la taglio ancora in due e faccio così. Uno e due, magari sempre dritto. Ok, diamo il tempo alla colla di tirare. Qui possiamo usare, magari, guardate, potrebbe essere carino. Questo è uno dei cerchietti, magari ne prendiamo uno verde, uno giallo. Guardate, uno qua e uno qua. Una decorazione semplice, semplice, che è un avanzo. Vorrei che venisse preso nota del fatto che sto usando gli avanzi, grazie. Il tecnico non ci capisce, guarda, lascia perdere. Voilà, ok? E qui, in realtà alla fine di sto usando quasi tutti gli appiccichini, volevo dirvi. Così. Anche questo lo appiccichiamo qua, perché ci piace. Quello lasciamo lì, questa taghina qui. Adesso proviamo a rinfilarla lì dentro, non riuscirò mai. Hai preso con grazie, Tiziana. Poi si dice che non li uso, non è vero. Se parto con l'idea di. In realtà quando sono molto più brava in questo quando faccio i progetti per i corsi, perché so che devo ovviamente contenere il costo del kit per poterlo rendere accessibile a tutti, devo usare pochi materiali di modo che siano reperibili per tutti, e
quindi in realtà sono molto più brava nel contenimento. No, tu vorrei che stessi fuori come tutte le altre taghine, per favore, ok. Non riuscirò mai poi a farlo vedere in un video questo qua, perché si inchioderà continuamente. Se scorrete, li carica tutti, sono 200. L'ho settato come 200 articoli, non di più. Questo è sempre al contrario, mannaggia. Qui però potremmo mettere questa bella E. Sì, devi scorrere. Che lo sto incollando al contrario, non ce la possiamo fare. L'appiccichitudine, sì, è bellissimo, però l'appiccichitudine ci piace tanto. Guardate qua, un pezzettino di biadesivo spessorato. Ho una striscetta qua della Tailored, che non attacca più ovviamente perché era lì. Prendiamo un pezzettino di biadesivo spessorato e lo mettiamo lì. Io in realtà prima ho controllato le novità, le altre, perché queste qua della collezione Yellow sono state caricate adesso, e si vedeva tutto. Le novità 200, quindi bisogna scorrere il menu. 200 alla volta. Cioè 200 alla volta, scorrendo sono 200. Ah, guardate, questo mi piace molto, che potremmo mettere su questa mattatura qui, così, da solo. Qua e ci mettiamo una taghina qui dietro, così, fogliolina, così, Love is all. Adesso poi lo controllo anch'io, però quella parte lì può essere solo un sovraccarico, può essere uno dei momenti in cui è lento, portate pazienza, ma finché non la sistemano questa cosa non ne usciamo. Tac. Tanto è tutto al contrario, sì, infatti, che importanza ha. Allora, potrebbe essere questa la taghina, questa qui è troppo grande, mi è avanzata solo lei, quindi guardate, foriamo. Questo è un bannerino. Così. Così, prendiamo un pezzetto di spago. Ho quasi finito, giuro, tra poco vi lascio andare. Che quando si improvvisa. No. Ok. Lo leghiamo. Però come vedete sto costruendo una cosa assolutamente con niente, perché è talmente bella questa collezione che non serve nient'altro. Qualche carta e un pacchetto di die cut, ma forse ce la saremmo cavati anche senza die cut, secondo me. Qui dietro potremmo mettere lui. Vediamo se abbiamo qualcuno dei tondini che ci piace, questo tondino qua, così. Questo fiore, ah, qui è perfetto, lo mettiamo qua così. E questo lo mettiamo qua sotto. Adesso aspettiamo solo che si incolli, perché e lo incolliamo bene, tanto non dobbiamo uscire. Avete ragione, dove dobbiamo andare? Anche questo, la via è bella, lo incolliamo lì sopra. Che stasera, oggi è venerdì, devo lavarmi i capelli. Io ho delle scadenze ossessivo-compulsive. Voilà. Così. Lo mettiamo qui dentro. Alessia, ci sei ancora? Ho quasi finito gli appiccichini. Non riuscirò mai a fare il video di questo qui, ma le lascerò fuori le tag per farle vedere, perché altrimenti ciao. Ok, ancora un po' più giù, perfetto. E poi questo non si vede quasi che è al contrario, però è fortemente al contrario. Ci mettiamo lui, un po' di colla al centro. La tag a questo punto la incollo col suo verso, al contrario, non importa, così. Tanto questa parte qui rimane fuori. Tanto al contrario, se dovessi farlo rifare al corso, ovviamente li farei dalla parte giusta. Ma sì,
siccome se volete lo potete rifare tranquillamente perché è talmente semplice che domani cerco di tirarvi giù le misure. Dopo 5 giorni di mal di schiena, mamma mia. Allora, e qui potremmo mettere questa. È che è talmente bello questo sfondo qui, che cosa facciamo? Lo copriamo? Sì, dai. Un po' di colla qui. Questo lo mettiamo qui. Questa scritta scura direi che è perfetta qui sotto. E lo teniamo un attimo premuto. Non ha norma, meno male. Perché ne faccio poche di cose ben fatte. Voilà. E qui dietro lo lascerei così. Vediamo se mi... Guardate, è avanzata questa, che è perfetta. No, 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 niente, niente TG. Voilà. Non potevo che... Visto, meno male che mi dai ragione. Guarda, me ne sono avanzati 1, 2, 3, 4. 4. Cioè, non li ho messi tutti. Allora, chiudiamo questo. Ah, mettiamolo in piedi. E chiudiamolo. Aspettate che sto cercando di appiattirlo. Ah, perché adesso ovviamente con lo spago mi fa un po' di resistenza. Non va più bene qua. Questo faccio danno a staccarlo, mentre questo posso ancora riposizionarlo. Ho fatto una roba che non provate a fare a casa. Lo chiudiamo. Così. È un po' troppo in giù, però questo... Ma guardate, vi dirò. Questo sarebbe stato l'ultimo passaggio da fare, in modo che la chiusura risulti comoda, però alla fine tutto sommato siamo riusciti a sistemarlo. Adesso lo riguardiamo, ho avanzato 2 fogli e 4 dai canta. Allora, pochissimi materiali, non ho messo foto, però in realtà si può pensare con le foto e quindi di materiali me ne servono ancora meno. Ho perso il tappo della Nuvo. Qua. Questo non va bene. Allora, qui ci sono in realtà anche poi un sacco di ritaglini che potrebbero essere usati per decorare. Adesso volevo solo pulire un pochino per farvi vedere l'album finito, perché sono molto proud. Domani pulirò, tanto domani purtroppo non avrò qui il mio solito gruppo di canterine per fare i corsi, e quindi sarò qui a smistare i kit, pensatemi ogni tanto. Allora, guardiamolo un po'. Albumino che sta in piedi. È una struttura che ho visto su Pinterest e l'ho rifatta a sentimento. Potevo farla meglio perché questa qua in realtà, per come l'ho chiuso adesso, non si chiude benissimo. Le misure sono un pochino da ristudiare. Magari scegliamo un'altra collezione di carte e la rifacciamo quando ho le misure chiare. Sicuramente qui abbiamo bisogno di un pochino più di spazio di questo coperchio qua. Deve essere un po' più morbido. In realtà potrei anche fare così, guardate. Lo pieghiamo così. Questo si dovrebbe chiudere. Guardate, le canterine, certo Gianmaria, tu sai perfettamente di cosa sto parlando. Allora, guardate, io voglio che lui stia in piedi così. Questo qui avrebbe dovuto avere un po' più di gioco e io adesso lo chiudo così e quindi starà in piedi. Ok? Adesso questo non si è incollato perché ho staccato la colla 85 volte, però dopo lo facciamo fissare. Voilà. Allora, album che sta in piedi. Anch'io il tappino delle forbici di Tim l'ho perso un sacco di tempo fa. Carte della Florilège, collezione Yellow. Abbiamo usato le tesserine, abbiamo usato il pacchettino di die cut, quasi tutto. Non ho messo foto, ma in realtà le foto le potete aggiungere in qualsiasi momento. Queste sono le taghine che abbiamo fatto nelle bustine che sono dentro. Le pagine sono un po' da un lato, un po' dall'altro. Mi vorrete bene lo stesso, immagino. Dopo cerco di fare un video un po' più sensato. Voilà. E questo è quanto. Io per stasera vi saluto. Adesso vado a vedere sul sito cosa sta succedendo. Portate ancora pazienza, il sito non è ancora definitivamente a posto. Debellare questa cosa, questo attacco dalla Cina è stato veramente... è ancora veramente difficile.
Spero che tra stasera e lunedì, a questo punto, perché immagino che non mi lavori il tecnico nel weekend, spero che rimetta tutto a posto. Noi ci vediamo domani con un altro piccolo progetto. Domenica mattina con il progetto del corso che avremmo dovuto fare sabato, un fiore per te. Quindi, se volete, nessuno di voi ha il kit perché ovviamente li abbiamo finiti di preparare ieri, quindi anzi, ancora stamattina in realtà. Però, insomma, c'è l'elenco dei materiali sul sito, quindi potete ordinare quello che vi manca e metterò dopo che ho fatto il live il PDF sul gruppo, perché non è detto che le misure siano corrette, perché si sa che io ho bisogno del primo corso per accertarmi che le misure siano corrette. Quindi attendiamo. Faremo live anche tutta un'altra serie di progetti un po' più impegnativi, dei binder che improvviseremo come sempre, anche questo totalmente improvvisato. Se volete poi vi metto anche il link della pinnata a cui mi sono ispirata, che è molto carina. E nulla, queste carte sono meravigliose, quindi approfittatene. Buona serata, ciao!